Le donne rappresentano quella parte della popolazione italiana che deve necessariamente riappropriarsi dei diritti di cittadinanza e non solo per motivi di equità sociale ma anche per una questione strettamente economica. Lo dichiara la Presidente della Commissione regionale pari opportunità di Basilicata, Margherita Perretti, che evidenzia come la crisi seguita alla pandemia si sia scaricata quasi interamente sulle fasce più fragili dei lavoratori giovani e donne, la cui posizione lavorativa è caratterizzata principalmente da contratti a termine, part-time e precariato, soprattutto nel mezzogiorno. La situazione dice rischia di peggiorare ulteriormente nel momento in cui verrà rimosso il divieto di licenziamento e l'aggiustamento occupazionale rischierà di ricadere soprattutto sulle donne, a meno che non si assumano provvedimenti compensativi che considerino il genere la questione di genere in Italia, Rimarca, è stata trattata a partire dall'emergenza Covid a parole come una priorità, ma senza darvi mai una concretezza effettiva. Le disuguaglianze di genere, conclude, possono essere superate solo operando simultaneamente su istruzione, formazione, legislazione, strategie aziendali, servizi sociali e tutti gli altri aspetti che le generano.